Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tassi variabili più o meno uguali a tassi fissi. Un'anomalia, i tassi si sono allineati. Se arriviamo anche a toccare il 6% in alcune situazioni. Vendesi, ma accedere al mutuo per acquistare un immobile è un'impresa difficile. La classe media vive tempi duri e le rate dei mutui sono aumentate del 68%, più che raddoppiate. Prima era molto più facile perché la rata era più bassa, quindi anche con uno stipendio medio si riusciva a ottenere una cifra utile per comprare la casa. Oggi si fa molta più fatica. Andiamo personalmente in banca per chiedere un mutuo di 250.000 euro per un immobile dal valore di 385.000 euro. Siamo una coppia con reddito oltre i 4.000 euro. Primo parametro importante, rapporto rata e reddito non può superare il 33%. 23 anni di mutuo. Quindi la rata sarebbe di 1.400 con un tasso fisso. Così siamo al 36%, il tasso variabile del tasso più basso, il 32%. E chi ha un mutuo in corso? Chi ha un tasso fisso è al riparo dalla tempesta, con il variabile ha visto schizzare le rate di oltre il 25%. Si registra fondamentalmente di un circa 6,8 milioni di italiani indebitati. Spiega anche il perché di tantissime domande di sospensione del pagamento della rata, perché ci sono famiglie che non riescono più a far fronte proprio al pagamento mensile della rata del mutuo. Le notizie che arrivano in questo momento dalla Banca Europea non sono confortanti, nel senso che sul mercato ancora si registrano prospettive di aumento. Una rata che aumenta in maniera così esponenziale da 1.100 a 1.800 deve fare i conti con uno stipendio che è rimasto dello stesso importo. Rincari anche dal concessionario. Un'auto costa 8.000 euro in più rispetto al 2021. Scegliamo un'auto ibrida dal valore di 29.000 euro da pagare interamente a rate. Finanziando 27.000 euro viene la rata un po' alta. Il tasso di interesse è alto? Adesso, confronto a 3 anni fa, 4 anni fa, sì. Era il 6,90 e oggi siamo all'8,90. Ok. E qui viene 4,37 per 58 rate. E gli elettrodomestici? Chiediamo il finanziamento per una lavatrice dal valore di 700 euro. Può fare 11 o 22 rate, ma al momento non c'è tasso zero. E che tassi ci sono? Circa il 12%. 12%? Ci costa il 25% in più rispetto al 2021.